Una puntata di Polifemo che vede protagonista l'USB Taranto, l'impegno dell'USB in battaglia a favore dei lavoratori relative queste battaglie a Sanità Service, la società privata a capitale pubblico consorzio di maggioranza ASL che appunto svolge l'attività di ausiliariato e di pulizia, e poi la vicenda appunto Natuzzi, e quindi la Newco fatta da Natuzzi e l'assunzione, la riassunzione di 215 unità. Vari gli ospiti, due battute, una con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, un USB che si espande e che ha affrontato la questione di Sanità Service. La battaglia per far sì che i restanti 150 part-time approdino anche al full-time, e poi Rizzo questa stranezza, si tengono i tavoli con il management dell'ASL, da una parte i confederali, dall'altra l'USB. Ma l'USB c'ha la rogna, tra virgolette? Per qualcuno sì, fortunatamente bisogna dire che non in tutti i settori, ci sono altri settori in cui abbiamo superato questo, però a noi interessa la trattativa, il risultato da portare a casa per il lavoro e ci metteremo il massimo dell'impegno. Per far sì che tutti siano, tutti godano del full time. Abbiano uguale trattamento, uguale dignità, democrazia per tutti quanti. Anche perché ci sono dei dati raccapriccianti, lavoratori con 18 ore settimanali che percepiscono al netto 500 euro. Sì, lavoratori che tra l'altro, come dire, forniscono tutta una serie di servizi di cui la ASL oggi non può più fare a meno, danno un'eccezionale performance lavorativa, lavoratori che poi sostanzialmente meritano il diritto di avere, ecco, quello che è previsto per Costituzione. No? Felice Di Leo, rappresentante dell'USB presso appunto per conto del gruppo Natuzzi, nell'ambito del gruppo Natuzzi. Dicevamo, la riassunzione di 215 unità fatta appunto dalla Newco sembrerebbe un aspetto positivo, ma dov'è l'inghippo, dov'è l'inganno? Nel fatto, in brevissimo, poi lo svilupperemo nel corso della trasmissione, però proprio la cosa dov'è? Nel fatto che a proposito di dignità, i lavoratori sono posti di fronte a due condizioni: la dignità o la vivibilità. In pratica si è detto: voi rinunciate ai contenziosi e vi riassumiamo. Sì. E quindi, poi che fine faranno? Rimarranno una volta Questo è un grosso punto interrogativo. Si tratterebbe in partenza di rinunciare ai diritti maturati. Sì, questo è chiaro. Questo è un assunto. Vedete, scopriremo queste cose nel corso di Polifemo. L'occhio di Polifemo è vigile, perché Rizzo, ci sono cose belle che sembrano, però poi dopo il dolce, sotto il dolce c'è l'amaro. Non vi resta che mettervi comodi in poltrona, canale 78 del digitale terrestre, venerdì 25 novembre, Polifemo, l'informazione libera della città, ore 21.